come se non bastasse, la nostra dignità di italiani è stata offesa anche da altro. Sentite Alan Patarga. Maleducati, qualche volta sì. Rumorosi, succede. E però dire che siamo solo pizza, pasta, mafia e scooter è un po' troppo. Eppure è proprio il ritratto dell'Italia, opera della Apple, che tra le migliaia di applicazioni per l'iPhone ne propone una, intitolata What Country, quale paese, che promette di fare il giro del mondo restando seduti in poltrona, riassumendo in poche parole vizi e virtù di ciascun paese. Pregiudizi da salotto contro i quali promette battaglia il ministro del turismo Michela Vittoria Brambilla. Ho dato mandato all'Avvocatura dello Stato di procedere nei confronti di chi ha realizzato e distribuito il software What Country, dove l'Italia viene identificata come il paese della mafia. Sia chiaro, il caso della Apple è solo l'ultimo di una serie plurisecolare. In questi giorni è nelle sale un film, Mangia, prega, ama, protagonista Julia Roberts, in cui l'ex Pretty Woman arriva in un'Italia conosciuta soltanto dagli sceneggiatori di Hollywood. Tutta, per l'appunto, cibo e cattive maniere. La mafia, almeno quella, no. Ma i riferimenti al cinema e in TV non mancano mai. E poi ci sono i tanti video che impazzano in rete, da questo dedicato in Germania all'ex bomber della nazionale Luca Toni, allo spot di una catena di negozi con protagonista un improbabile tamarro di casa nostra. Mancano sempre all'appello, invece, le nostre eccellenze, la moda, il design, l'arte. Quelle sì che fanno paura, molto più del luogo comune della Lupara.